Per preparare una pasta deliziosa con pesto o crema di cavolo nero. Allora, per prima cosa sono andata a lavare le foglie ed ho eliminato la parte centrale, quella più dura. Adesso le cuociamo. Cuociamo le foglie di cavolo nero in acqua bollente salata per circa 5 minuti. Pronto il cavolo nero, l'ho raffreddato in acqua ben fredda, adesso l'ho trasferito in un boccale. Aggiungiamo olio. Ho aggiunto anche sale. Aggiungo grana grattugiato, circa 2 cucchiaini, aggiungo mezzo spicchio d'aglio e aggiungo qualche anacardo, se piacciono, oppure mandorle oppure pinoli. Sono andata ad aggiungere anche un po' di acqua calda e adesso frullo bene tutto. Cuociamo anche la pasta. Pronta la pasta, l'ho condita e vado a mantecare bene tutto. Ed eccola qui, la mia pasta con pesto di cavolo nero è pronta per essere gustata. Infine ci ho messo su del grana grattugiato e guardate che meraviglia. Vi assicuro che è squisita, vi consiglio di provarla. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta semplicissima vi sia piaciuta. Se provate a farla in questo modo, scrivetemi tutto nei commentini. Oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Oh.